Ciao a tutti, la ricetta che vi propongo oggi è una ricetta dolce. Vi andrò a preparare dei cornetti sfogliati. Li andrò a realizzare con un metodo più intuitivo rispetto a quello che si fa tradizionalmente con il burro e con le pieghe. Ad ogni modo, se volete vedere anche il metodo delle pieghe con il burro, vi metto il link in sovrimpressione nelle schede video. E adesso saluto Manuela, che mi segue con la sua splendida bimba Carolina di 2 anni, che le ha chiesto di scrivermi, vuole i miei saluti. Ciao Carolina, mi raccomando, continua a seguirmi con la mamma e a riprodurre le mie ricette. Un bacione grandissimo! E adesso procediamo con gli ingredienti della videoricetta. Preparo il lievitino. Vado a mettere all'interno del contenitore della planetaria l'acqua tiepida oppure a temperatura ambiente, il lievito di birra, lo zucchero. Faccio partire la planetaria, così il lievito inizierà a sciogliersi, e comincio ad aggiungere la farina piano piano. Il lievitino è pronto. Lo vado a coprire con della pellicola trasparente e lo faccio riposare fino al raddoppiamento del volume. Dopo 1 ora il lievitino è pronto. Ha raddoppiato il proprio volume. Ho messo il gancio nella planetaria, la faccio partire e aggiungo 2 cucchiai di farina. Metto le uova e le faccio assorbire. Non appena le uova si saranno assorbite, aggiungo lo zucchero, un pizzico di sale, la scorza grattugiata di un limone e mezza fialetta di aroma di vaniglia. Continuo ad aggiungere la farina a cucchiaiate e la alterno con il latte, che deve essere a temperatura ambiente o leggermente tiepido. Ho inserito tutti gli ingredienti, adesso faccio incordare l'impasto. Praticamente dovrà posizionarsi al centro del gancio. Ecco che l'impasto si è incordato, posizionandosi al centro. Posso cominciare ad inserire il burro a temperatura ambiente e a fiocchetti. Dovrà assorbirsi completamente all'impasto. E quando anche il burro si è completamente integrato all'impasto, metto il composto sul piano di lavoro. Adesso lo vado a pesare e lo divido in 8 panetti del solito peso. Lavoro i panetti andando a formare delle palline. Poi le dispongo su una teglia da forno rivestita di carta forno e le faccio lievitare fino al raddoppio del volume. E dopo un paio di ore i panetti sono ben lievitati. Comincio a stenderli con il matterello. Uno alla volta. Ho steso gli 8 dischi. Adesso arriva la parte più divertente. Vado a spennellare ogni disco con del burro fuso a bagnomaria e dello zucchero. Poi li andrò a sovrapporre uno sull'altro.
dispongo l'ultimo disco e lo lascio libero senza spennellarlo con il burro. Ho ottenuto una sfoglia del diametro di 50 cm. Adesso la vado a dividere in spicchi. Per realizzare il cornetto procedo in questo modo. Pratico un taglio centrale alla base. Comincio ad arrotolare bene. Le punte dovranno essere ben chiuse. Procedo ad arrotolare tirando la punta. Più giri avrà il cornetto, meglio sarà. Mi assicuro che la punta rimanga sotto il cornetto, così durante la cottura non si andrà ad aprire. Lo piego in avanti. Il cornetto è pronto. Ho disposto i cornetti su due leccarde da forno rivestite di carta forno. Con le dosi che vi ho dato me ne sono venuti 16. Adesso li vado a coprire con un canovaccio pulito e li faccio lievitare fino al raddoppiamento del volume. Ed ecco i cornetti appena sfornati. Vado a spolverizzarli con dello zucchero a velo. Ed ecco i cornetti sfogliati, pronti per una splendida colazione come al bar in casa propria. Spero che anche questa ricetta vi sia stata utile. Un bacione a tutti e al prossimo video. Ciao!